Emergenza carcere Orlando a Secondigliano. È durata un'ora la visita del ministro della giustizia al penitenziario napoletano. Questione sanitaria e progetti di riqualificazione, le emergenze da affrontare. Pronti a intervenire, assicura il ministro. Trasporti e nomine, De Luca sotto attacco, il centrodestra contro il governatore, Cesaro denuncia, estate nera per i vacanzieri, subito la nomina di un assessore a ramo e Zinzi attacca sulle universiadi, sono salernizzate. Spari nella notte, mistero a Benevento, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno all'una in via Cupa Ponticelli. Gli inquirenti hanno poi ritrovato una pistola in un cassonetto dei rifiuti, si indaga per chiarire l'episodio che resta un giallo. Teatro stagione salva, nuove accuse a Cipriano. Bilancio bocciato dal collegio dei revisori dei conti, l'assessore Iannaccone accusa l'ex presidente del Gesualdo. Pensi al disastro che ha lasciato invece di criticare l'amministrazione. Cilento senza acqua, la rabbia dei sindaci. Condotte cola brodo, residenti e turisti infuriati per la carenza d'acqua. Camerota e il Cilento fanno i conti con l'emergenza idrica. Ad 8 Channel la rabbia del sindaco Antonio Romano. La Sarnese chiama Balotelli, vieni a giocare da noi. Singolare appello del presidente Francesco Rigo all'ex attaccante di Inter e Milan. Nel calcio dilettantistico ritroverai i veri valori di questo sport. Intanto il Napoli chiude le porte ai giornalisti non graditi. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento in diretta con l'informazione di 8 Channel News. Apriamo con la politica, partiamo da Secondigliano. Oggi la visita del ministro della giustizia nel carcere di Secondigliano. Andrea Orlando è stato circa un'ora tra i corridoi del carcere appunto napoletano e ha detto qui messi in campo elementi di innovazione, ma si può ancora migliorare. Visita questa mattina del ministro della giustizia Andrea Orlando nel carcere napoletano di Secondigliano, accompagnato dal direttore dell'istituto penitenziario Liberato Guerriero e da Giulia Russo in rappresentanza del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Il guardasigilli ha fatto un breve giro all'interno della struttura, visitando l'ufficio matricola, il reparto infermeria e infine il padiglione adriatico. Mi pare, ha dichiarato al termine della visita, durata circa un'ora, che quello di Secondigliano sia un carcere nel quale si sono fatti sforzi per produrre elementi di innovazione. Mi sono stati posti alcuni problemi che riguardano il funzionamento della sanità interna e anche il sostegno ulteriore che si può dare ad alcuni progetti di riqualificazione. Ne ho preso nota, ha aggiunto Orlando, farò un passo lunedì nei confronti della regione per chiedere una risposta sul primo punto, mentre sul secondo solleciterò gli organismi competenti a dare una risposta rapida ad alcuni interventi che credo possano ulteriormente migliorare le condizioni e il funzionamento dell'istituto. Il carcere di Secondigliano, di concezione moderna, è stato inaugurato negli anni 90 per sopperire al sovraffollamento di Poggioreale e ad oggi ospita circa 1200 detenuti, non più di due per cella. Intanto è scontro in Regione Campania sui trasporti e sulle universiadi. Da un lato c'è Cesaro di Forza Italia che attacca duramente il governatore De Luca proprio riferendosi all'estate nera per i trasporti in Regione Campania. Invoca subito una nomina d'Oras per un assessorato appunto a ramo. Dall'altro lato c'è invece Zinzi che accusa per quelle che sono le nomine relative alle universiadi 2019. Dice le hanno salernizzate. Sentiamo. L'ultima odissea, i viaggiatori sui treni campani l'hanno vissuta sulla linea Napoli-Sorrento, dove la Circum si è bloccata per almeno due ore. Treno in avaria, vacanzieri diretti in costiera, rimasti a terra. È davvero un'estate nera per i trasporti in Campania, denuncia il capogruppo di Forza Italia in Regione Armando Cesaro, aprendo un nuovo fronte polemico con il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca. Basta annunci, il governatore nomini subito l'assessore regionale ai trasporti. La situazione del resto è drammatica. L'esponente del centrodestra denuncia tagli per oltre 40 milioni di euro e aumenti del 10% del costo dei biglietti di viaggio e soprattutto caos e servizi scadenti. La delega ai trasporti per ora resta saldamente nelle mani del governatore, finito nel mirino dell'opposizione anche per la nomina di Gianluca Basile, avellinese dirigente dell'Università di Salerno, alla guida della struttura operativa che dovrà programmare gli interventi sugli impianti sportivi di Napoli e in Campania per le Universiadi del 2019.
parla ironicamente di universiadi salernizzate, il consigliere regionale di Caserta di Forza Italia, Giampiero Zinzi, che ce l'ha soprattutto con i consiglieri di maggioranza delle altre province che hanno un peso politico in regione pari a zero. Tutte le nomine e i progetti più importanti, accusa Zinzi, sono made in Salerno. Evidentemente, conclude l'esponente di Forza Italia, questa è la considerazione che De Luca ha della sua maggioranza. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Baby gang e teppisti che assaltano stazioni e treni della Circumflegrei, è scattato il piano sicurezza. Da ieri nella stazione di Pianura sono arrivati i militari. Contro i teppisti? Qui ci vorrebbe solo l'esercito, ripetevano i viaggiatori, e l'esercito è arrivato davvero a presidiare con camionetta, fucili e mitragliatori la stazione La Trencia della linea Circumflegrea, la metropolitana extraurbana che collega Napoli con le spiagge di Licola. Il quartiere è quello difficile di Pianura, a due passi dal rione Traiano, teatro nelle scorse settimane di agguati e del ferimento di una casalinga affacciata al balcone. Così da martedì due soldati in mimetica con basco e fucile mitragliatore a tracolla presidiano la stazione e controllano anche la banchina viaggiatori. Alcuni pendolari hanno creduto che si trattasse di una misura straordinaria per prevenire gli attacchi dell'ISIS. Invece la presenza dei soldati è stata chiesta ed ottenuta da Umberto De Gregorio, presidente di EAV, la holding regionale che gestisce la Circumflegrea. Motivo della clamorosa decisione gli assalti continui di alcune baby gang di teppisti che, oltre a sfasciare su pellettili e danneggiare i vagoni, il 3 agosto scorso avevano aggredito alcuni viaggiatori e pestato un vigilante. La situazione nella stazione era così pericolosa che nessun addetto voleva prestarvi servizio. Il presidente De Gregorio ha subito scritto una lettera allarmata al prefetto di Napoli. Così è stato disposto il presidio di una pattuglia di soldati in aggiunta ai normali servizi di vigilanza. Intanto già è partito la sperimentazione di un'app per la sicurezza dei viaggiatori, con l'obiettivo di sensibilizzare i pendolari affinché avvisino attraverso lo smartphone delle situazioni di rischio. Andiamo a Salerno, dureranno fino a domani i controlli speciali dell'ARPAC alle fonderie Pisano. Nel frattempo i lavoratori e i comitati attendono col fiato sospeso l'esito delle verifiche per sapere quale sarà il loro futuro. Sentiamo. In due giorni potrebbe cambiare il destino delle fonderie Pisano. Fino a domani infatti continueranno le verifiche da parte dei tecnici dell'ARPAC sull'impianto di Via dei Greci, con l'intento di testare le emissioni in atmosfera a camini accesi. Qualora gli impianti dovessero rientrare nei limiti previsti dalla normativa, la strada per la riapertura dello stabilimento salernitano sarebbe spianata. Un'aspettativa che si respira tra i lavoratori attualmente fermi ai box in attesa che la situazione si faccia più chiara e si possano diradare le nubi che incombono sul destino del centro produttivo. Ma è chiaro, come dall'inizio di questa vicenda che si porta dietro una marea di contraddizioni, che sul lato opposto della barricata ci sono i residenti e i comitati che da anni stanno spingendo affinché quei cancelli restino chiusi una volta per tutte. Le operazioni di monitoraggio hanno preso il via questa mattina e andranno avanti fino a domani. L'obiettivo è capire se gli adeguamenti agli impianti assicurati dalla proprietà bastano a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di emissioni. Che la situazione sia comunque molto tesa lo testimoniano anche le polemiche che Otto Channel ha raccolto in questa prima giornata di verifiche. C'è chi ha segnalato emissioni di fumi sospetti prima dell'alba, chi si è interrogato su come vengano controllati gli impianti e via dicendo. Insomma, tutto è il contrario di tutto. Un'attesa che cresce e giustificata anche dal fatto che dall'esito dei sopralluoghi dipende quasi certamente il destino delle fonderie Pisano e con esse dei lavoratori e dei residenti di Fratte. È giallo a Benevento per alcuni colpi di pistola sentiti da alcuni residenti di una zona centrale della città nel cuore della notte. Solo poche ore dopo la polizia ha trovato una pistola in un cassonetto. Stavano controllando la presenza nell'abitazione, o meglio in una struttura in centro città a Benevento, dove sono ospitate alcune famiglie senza casa, di una persona gli arresti domiciliari, quando alcuni passanti hanno allertato i poliziotti preoccupati perché poco prima avevano udito una serie di detonazioni provenienti dal piazzale esterno all'edificio. Immediata da parte degli agenti della volante la verifica dell'area, che non ha dato alcun risultato. La sorpresa è invece saltata fuori da un contenitore dell'immondizia, vuoto,
ispezionato successivamente e nel quale gli investigatori hanno infatti rinvenuto una pistola a salve, poi sequestrata per i rilievi della scientifica. L'arma era munita di caricature, ma era senza munizioni e senza tappo russo. Nessun bossolo, nessun proiettile dunque è stato ritrovato in via Cupa Ponticelli, dove sono intervenuti la scorsa notte i poliziotti allertati dai residenti. Sono ora in corso le indagini per stabilire cosa sia realmente accaduto e risalire ai responsabili. Andiamo ad Avellino, duro attacco dell'assessore alle partecipate Arturo Iannacone, il presidente, ex presidente dell'istituzione del CDA del Teatro Carlo Gesualdo, Luca Cipriano. Dice all'intervista ad 8 Channel: con lui avremmo rischiato la chiusura già anni fa. Intanto i capigruppo dell'opposizione al comune con in testa Dino Preziosi chiudono all'ipotesi di un patto di fine legislatura. La stagione del Teatro Gesualdo è salva, nessun pericolo per gli spettacoli che si terranno regolarmente. Le rassicurazioni sul futuro del Massimo Avellinese arrivano dall'assessore alle partecipate Arturo Iannacone, che attacca duramente la gestione Cipriano. È stato un disastro, se fossimo andati avanti con lui rischiavamo la chiusura del teatro per anni. L'ultimo bilancio è stato bocciato dal Collegio dei Revisori dei Conti e c'è un buco di 150.000 euro. Il Consiglio d'amministrazione, presidente in testa, si è dimesso perché il Collegio dei Revisori dei Conti ha bocciato il conto consuntivo e ha bocciato il bilancio di previsione. Non c'è nulla di più grave dal punto di vista amministrativo. In virtù di questo, e quindi dei disastri fatti dal presidente, diciamo che ha la parlantina lunga e la lingua lunga, il teatro correva il rischio di essere chiuso non per un anno per questa stagione teatrale, ma per anni. Intanto stamattina si è riunita la conferenza dei capigruppo dopo la pausa estiva per programmare i lavori del prossimo consiglio comunale che andrà in scena il 5 settembre. Ma le opposizioni, quella originaria che va da Costantino Preziosi a Giancarlo Giordano e quella nata in seno alla maggioranza composta da Festiani e Damiliani, per ora non trovano l'accordo sulle modalità con cui porre la parola fine all'esperienza Foti. La differenza è sottile, per lo più di natura politica. Secondo i consiglieri di minoranza è l'aula consiliare a dover bocciare il sindaco e con esso l'intero progetto politico del PD, mentre i dissidenti preferirebbero formalizzare singolarmente le proprie dimissioni davanti ad un notaio, attraverso una raccolta firme già avviata da Gianluca Festa. Condotte con l'abbrodo, residenti e turisti infuriati per la carenza cronica d'acqua. Camerota e il Cilento fanno i conti con l'emergenza idrica nella fase più acuta. Ad 8 Channel la rabbia del sindaco Antonio Romano, che dà la colpa alla politica e ai consorzi. Sentiamo. Un mare splendido, un contesto turistico da favola e una infrastruttura idrica da terzo mondo. Camerota e diversi comuni del Cilento si ritrovano a fare i conti, come ogni estate, con una penuria idrica drammatica. Problemi che esasperano da anni residenti e turisti e che sono figli di disastri burocratici ed organizzativi. Nel mirino del sindaco Antonio Romano, raggiunto telefonicamente da 8 Channel, la gestione amministrativa del consorzio idrico e i ritardi della politica. Una problematica che va a ledere non solo insomma, la qualità della vita dei residenti e dei turisti che abitano in queste località, ma anche l'immagine del comune stesso, che da un lato si sforza, fa enormi sacrifici per raggiungere vette inimmaginabili qualche anno fa, come le 5 vele di Legambiente, le spiagge più belle d'Italia, e riconoscimenti di vario tipo. Dall'altro lato, per colpe che non sicuramente non riguarda il comune di Camerota, ci si vede penalizzati. Sindaco, come ci si sente a guidare una comunità che è una perla del turismo non solo campano ma anche nazionale e poi doversi ritrovare a fare i conti insomma con emergenze che non sono degne di un paese civile? Si sente veramente male, ci si sente soli, ci si sente abbandonati dallo Stato, dagli enti sovracomunali. C'è la giunta regionale guidata dall'onorevole De Luca. Io veramente mi auguro che De Luca prenda in mano questa situazione, perché è una situazione oramai non più rinviabile.
falsi certificati medici per ottenere risarcimenti non dovuti. È questa l'accusa al centro di un'inchiesta della Procura di Napoli che si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio per 11 persone, fra medico e radiologo del Loreto Mare, intermediari e beneficiari che avrebbero intascato i soldi dei risarcimenti. Sulla richiesta avanzata dai PM dovrà ora pronunciarsi il giudice, stabilendo se gli indizi e gli elementi di prova elencati dagli inquirenti siano da ritenersi sufficienti a sostenere l'accusa per avviare appunto un eventuale processo. E adesso andiamo a Sapri, in provincia di Salerno. Aborti illegali. Adesso c'è al lavoro anche la commissione esaminatrice dell'ASL. Sentiamo. Messo un punto al lavoro investigativo di Procura di Lago Negro e Guardia di Finanza di Sapri, adesso è la volta dell'ASL prendere provvedimenti in merito allo scandalo dei presunti aborti illegali di cui è accusato il primario dell'ospedale saprese Bruno Torsiello e l'ostetrica Rosa Vomero. L'azienda sanitaria ha infatti istituito una commissione interna d'inchiesta che questa mattina ha fatto tappa presso l'ospedale di Sapri. L'obiettivo è acquisire tutta la documentazione necessaria e capire quali siano i faldoni sequestrati dalle Fiamme Gialle. Circa una trentina le interruzioni di gravidanza finite nel mirino dei magistrati e sulle quali anche il capo del personale sanitario Francesco Abitabile, il direttore Maria Ruocco e il medico Luigi Lupo, componenti della commissione, intendono vederci chiaro. A carico di Torsiello pendono le accuse di peculato, falso in atto pubblico e violazione della normativa sulla interruzione volontaria di gravidanza. In sostanza, il camice bianco, oltre alle visite effettuate in regime di intramenia senza alcuna fattura per importi contestati di 40.000 euro, avrebbe consentito aborti prima dei 7 giorni di riflessione previsti dalla legge. Per agevolare le pazienti e l'ipotesi accusatoria, Torsiello e l'assistente avrebbero prodotto una serie di falsi certificati, finiti anch'essi nei faldoni dell'inchiesta. Il sospetto è che in quella che qualcuno ha definito la fabbrica degli aborti siano coinvolte decine di giovani che, pur di liberarsi del feto, siano state agevolate dal primario di ginecologia. Tutte pazienti comprese tra i 20 e i 30 anni, preoccupate o desiderose di interrompere la gravidanza. Una vicenda dai contorni torbidi e ancora tutti da chiarire, che ha comunque gettato un'ombra sinistra sulla sanità nel Golfo di Policastro. Parole ai lavoratori dopo la sentenza che ha revocato il fallimento della MTS a Benevento. La richiesta alla politica e il dialogo alle responsabilità nella gestione del risanamento aziendale è quello che chiedono i lavoratori. Sentiamo. Priorità al futuro dei lavoratori e dialogo costante tra politica, sindacati e azienda. Questo è quanto chiedono i dipendenti della MTS all'indomani della sentenza che ha di fatto annullato il fallimento dell'azienda. Un sospiro di sollievo, visto che il fallimento avrebbe di fatto aperto la strada a scenari catastrofici per i lavoratori, ma anche la consapevolezza che c'è tanto da lavorare. Sicuramente è un'ottima notizia, perché comunque dopo quasi 2 anni, diciamo, vivere con quella situazione è stata comunque difficile. L'azienda è al 100% del comune, quindi ora la proprietà è il comune, quindi bisogna organizzarsi con la nuova amministrazione, con il sindaco, e quindi capire le loro intenzioni. La priorità per voi del sindacato, per voi della UIL e ovviamente per i lavoratori è quella che vengano salvaguardati i livelli occupazionali, un rischio che in passato si è palesato in maniera concreta. Sì, infatti fino a 2 o 3 mesi fa si diffondeva questa notizia dell'AIR di Avellino, dove loro erano ostinati a salvaguardare solo il trasporto pubblico locale, quindi la metà dei dipendenti della MTS. Attendiamo la politica, il sindaco, che abbiamo una convocazione, se non sbaglio, il 30 agosto alle ore 11, dove vediamo la loro proposta, le loro idee, quali sono, e metterle a confronto con noi e salvaguardare tutti i dipendenti. Parliamo della Valle dei Veleni, nell'Interland della Valle del Sabato. Scatta la nuova inchiesta. La procura stacca una costola nel processo. Ci sono altri 6 indagati ed un secondo fascicolo appunto di indagine. Intanto oggi ad Atripalda ci sono stati i funerali di Antonio Limone, ennesima vittima della Valle dei Tumori. Sentiamo.
L'inchiesta sulla Valle del Sabato si sdoppia. La procura ha aperto un secondo fascicolo sulle emissioni e sono 6 gli indagati in questo secondo filone. Si sono tenuti questa mattina i funerali di Antonio Limone ad Atripalda, ennesima vittima di quella che è stata ribattezzata la Valle dei Veleni, la Valle dei Tumori. Il manifesto funebre shock affisso in città ha ricordato l'inquietante incidenza di morti per tumore nel comprensorio, in quella corona di comuni che affollano la Valle del Sabato. La moglie Rita Roca, i figli Maurizio, Simona e Roberta non hanno dubbi sulla tragica fine di Antonio, vittima di un territorio ormai inquinato. Lo dice con forza Franco Mazza dell'Associazione Ambiente e Salute, da anni in prima linea nella battaglia per salvare la valle. Veleni e cattivi odori continuano ad assediare paesi e campi. La morte di Antonio riporta a galla una questione lunga 10 anni, da quel maledetto incendio alla Irma. Saranno gli organi preposti ad accertare se ci sia un legame tra l'inquinamento e la morte di Antonio. Intanto il paese saluta un uomo per bene, ennesima morte sospetta in una tragica escalation che continua a mietere vittime. Intanto la procura è al lavoro con questa nuova costola delle indagini e 6 nomi eccellenti già raggiunti da un'informazione di garanzia nel 2013. C'è una sfilza di reati per i quali si procederà separatamente rispetto al fascicolo relativo al rogo della Nuovolegno. Nel nuovo fascicolo i magistrati ipotizzano la violazione delle norme del codice ambientale e di quelle penale. Intanto è stato chiuso il fascicolo relativo alla Nuovolegno con 4 indagati che hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini. E intanto parliamo della bella iniziativa dei cittadini di Benevento che si sono messi al lavoro per ripulire uno dei monumenti più belli e importanti della città, l'Arena dell'Hortus Conclusus. Al lavoro per ripulire la parte segreta dell'Hortus Conclusus, l'originale giardino che Mimmo Paladino ha regalato alla sua città. Hanno imbracciato zappe, rastrelli e strumenti da lavoro i tanti cittadini che hanno preso parte a Campus Conclusus, l'iniziativa lanciata dalla rete Campus di Benevento per ripulire da erbacce ed abbandono l'arena retrostante l'Hortus. Ci è parso abbastanza importante metterci a disposizione di quella che era un po' anche l'idea di Mimmo Paladino è di far tornare a vivere uno spazio nato per lo spettacolo. Un progetto che ha subito incassato il sostegno di tanti e che nasce con uno scopo ben preciso. Vivere un'emozione ma caricarla di progetto, cosa che non sempre si riesce. Anche quando si pulisce uno spazio bisogna già avere l'idea di che cosa poterne fare. Vedremo noi, ma credo come è logico anche da parte di tutti, ci dovrà essere delle associazioni culturali, dei gruppi teatrali, dei gruppi musicali, la disponibilità a sedersi a un tavolo di confronto e decidere insieme che tipo di gestione potrà avere lo spazio. Non solo pulizia, ma anche piccoli momenti di spettacolo con le performance degli attori della Solot, Michelangelo Fetto e Tonino Intorcia. 7 volte 7 centenari d'anni da cacciata ai rombo paradiso. Chisto, stracco e strutto per tutta quanta la fatica che ci toccava di fare, aiuto niente meno a Donupata Terna in persona. E servirebbe tanta buona volontà anche ad Avellino, dove la città è ridotta ad una savana tra topi, erbacce e sporcizia ovunque. Avellino fa i conti con il degrado e la non manutenzione del verde. Intanto l'assessorato al ramo corre ai ripari. Sentiamo. Erbacce, degrado e rifiuti, Avellino è l'immagine della sporcizia in questa estate 2016. Nelle vie del centro come in periferia, spazzatori addetti alla manutenzione del verde sono ormai un lontano ricordo. La città sta assumendo le sembianze di una savana e di qualche giorno fa la nostra segnalazione che arrivava dai giardinetti di via Asmara, zona Viale Italia, ma di situazioni come questa ce ne sono a centinaia. Qui siamo a via Cannaviello, zona Provveditorato. Lo scenario peggiora a San Tommaso, un allarme igienico-sanitario in un contesto in cui proliferano topi, lucertole e possibili malattie. L'assessore all'ambiente Augusto Penna ammette la gravità della situazione, su cui pesa anche la vicenda giudiziaria CS, ma illustra anche i primi provvedimenti del comune per ripristinare il decoro in città. Con procedure di massima trasparenza previste dalla legge sono partiti già 2 interventi, quello relativo alla zona ACP e ai prefabbricati pesanti. Presto, la settimana prossima, partiranno anche gli altri interventi. È stata pubblicata sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la richiesta di adesione da parte delle aziende interessate di tutta Italia.
Capitolo rifiuti, qui sono due i problemi, spiega Penna. Campo Genova è regolarmente aperto ma non smaltisce frigoriferi e televisori fino a fine mese. In più i 5 impianti che fino ad oggi accoglievano l'umido di tutta la provincia sono alle prese con problemi legati alle autorizzazioni e la loro attività è temporaneamente sospesa. Ecco perché la provincia con un'ordinanza d'imperio ha stabilito che tutto l'umido confluisca nei prossimi 45 giorni nell'impianto di Piano d'Ardine, fino a 100 tonnellate al giorno, così si spiegano i cumuli per strada in attesa di essere portati nello STIR. La manutenzione resta il problema grande anche delle scuole di Salerno. Il presidente della provincia Canfora dice niente soldi per la manutenzione. Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, torna ad appellarsi al governo Renzi sulla questione fondi alle province. Da settimane l'inquilino di Palazzo Sant'Agostino lancia l'allarme sulle risorse esigue a disposizione dell'ente. In parte i provvedimenti legislativi che hanno portato di fatto allo svuotamento di soldi e funzioni, in parte la drastica diminuzione di finanziamenti. Risultato, la coperta è talmente corta che le casse sono desolatamente vuote. La questione potrebbe sembrare in apparenza di lana caprina, ma solo ad una riflessione superficiale. Basti pensare infatti che pur essendo svuotate di gran parte delle competenze, in capo alle province sono rimaste comunque deleghe importanti come viabilità e pubblica istruzione. E Canfora pone l'accento proprio sulle strutture educative. 153 quelle di diretta competenza da parte della provincia di Salerno, ma per le quali la somma a disposizione ammonta a circa 100.000 euro. È evidente che è assolutamente impossibile anche solo immaginare di poter programmare una manutenzione decente per gli istituti, che in molti casi cadono a pezzi e sono fatiscenti. Sembra già di ascoltare di qui a qualche settimana le manifestazioni di protesta da parte degli studenti che con cori, slogan e striscioni lamentano suppellettili vetuste, bagni fatiscenti e locali umidi. E dunque Canfora torna a gettare un sasso nello stagno degli enti locali che chiedono provvedimenti risolutivi al governo Renzi. Così come adesso, l'allarme del presidente salernitano, la riforma delle province non si può proprio digerire. Piccoli comuni uniti per combattere lo spopolamento. Accade al confine tra Campania e Puglia, dove due comuni di Montaguto e Orsana si sentono uniti da sempre, tanto da abbattere il confine appunto tra due regioni. Per noi sul posto, Gianni Vigoroso. Montaguto e Orsana, due paesi situati uno accanto all'altro, il primo in Campania e il secondo in Puglia, ma da sempre uniti da rapporti di buon vicinato e di amicizia, tanto da sentirsi sotto un'unica bandiera. Basti pensare che nella seconda metà dell'Ottocento entrambi i paesi appartenevano alla provincia di Capitanata. Noi abbiamo cominciato con questa grigliata letteraria, che era praticamente un connubio tra cibo e letteratura, un modo anche per rendere fruibile la cultura a tutti, ma soprattutto un modo di gemellarci con il vicino paese di Montaguto e soprattutto di dare, di promuovere l'idea che si possa fare rete. C'è un bel adagio che a me piace molto, che ogni lungo viaggio incomincia con un passo. Questo è un passo che stiamo facendo oggi, che speriamo appunto possa diventare veramente un viaggio lungo e piacevole. Un confine che oggi, grazie ai giovani, diventa sempre più simbolo di scambio, di ricchezza, di passaggio di culture e di valori. Un evento che sarà foriero di tante attività da programmare per il futuro, non solo culturali e di intrattenimento, ma anche e soprattutto istituzionali. I due sindaci non nascondono la loro soddisfazione. Montaguto Orsara, un unico filo che unisce queste due comunità, che paradossalmente anni addietro erano Montaguto in provincia di Foggia e Orsara nella provincia di Avellino. Oggi ci troviamo in regioni e in province differenti, però ci lega una storia che affonda le sue radici nei secoli e non si può far altro che unire le forze per cercare di andare avanti con un'azione amministrativa congiunta. Noi di Orsare, che stiamo all'estremo nord della Puglia, forse non siamo nemmeno riconosciuti dalla Puglia, però ecco, noi siamo effettivamente più campani che non pugliesi. Cambiamo argomento, la Sarnese chiama Balotelli, ecco l'appello del presidente Origo lanciato appunto dalla sua pagina Facebook. Dice appunto all'attaccante italiano, dice scegli la classe dilettantistica così potrai ritrovare i valori veri, quelli dello sport.
Una provocazione, una trovata pubblicitaria oppure un vero e proprio appello per cercare di recuperare un campione che ormai da tempo sembra aver perso il sorriso quando scende in campo. Questo è difficile da dire, ma la nota scritta dal presidente della Polisportiva Sarnese Francesco Rigo, apparsa sul profilo Facebook della società, parla molto chiaro. Caro Ballotelli, la Sarnese ti offre la possibilità di ripartire dal calcio dilettantistico e di dimostrare una volta per tutte che sei un vero campione. Da Sarno la chance per ricordare i valori del calcio puro, dei sacrifici, del fair play e dello spirito di squadra. Tutti i valori che sono il baluardo dei Granata. Noi possiamo risvegliare le tue doti calcistiche e rivalutare la tua immagine di grande sportivo. Vieni a giocare a Sarno, ti aspettiamo. Con queste parole il presidente della Polisportiva Sarnese Francesco Rigo ha invitato Super Mario a vestire la casacca Granata dopo le difficoltà relative alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. L'attaccante, il cui cartellino è ancora di proprietà del Liverpool, disposto anche a sobbarcarsi una buona parte dell'ingaggio, sta avendo grande difficoltà a trovare una collocazione. Da qui la trovata che ha regalato grandissima visibilità alla compagine di Sarno, con il presidente Orrigo che ha continuato dicendo: crediamo che per Mario ripartire dal calcio dilettantistico in una società come la nostra possa essere un'occasione unica. Lo scorso campionato abbiamo vinto il premio Fair Play nel nostro girone e anche il premio Giovani di Valore. Ed il nostro è un progetto che punta sui giovani e sulla loro formazione, prima personale e poi sportiva. Da parte mia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, a seguire il TG Sport.